siamo sulla serie della, del All In, la puntata che noi vogliamo dare al nostro Signore tutta quanta tramite il grande comandamento. Siamo sulla terza parte, abbiamo visto nella prima che Dio ci chiede di puntare tutto il cuore mi ricordo nel senso ebraico della parola, per cui cuore, intelligenza, ragionamento, pensieri, logica. La settimana scorsa abbiamo visto, per molti di voi l'avete vista a casa, spero, perché c'era la neve, di mettere a disposizione tutta l'anima, anche questa volta nel senso ebraico della parola, per cui non soltanto l'anima, ma anche il corpo, ma anche la vita. Oggi vediamo la terza parte della puntata All In. Versetto di Marco 12:30 dice: ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. Oggi parliamo di mente. Ma non so se vi ricordate che nella prima predicazione, vi avevo fatto vedere questa diapositiva, perché Gesù che cosa stava citando? Gesù stava citando un versetto di Deuteronomio, che era quello che vedete sopra: tu amerai il Signore, Deuteronomio 6, versetto 5, tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze tue. Qui sembra che Gesù, vedete, abbia aggiunto una parte, mente, che nel versetto originale di Deuteronomio non c'è, abbia aggiunto niente. Allora, perché ha aggiunto? Allora, una premessa: Gesù può fare quello che gli pare, perché è autorizzato a cambiare, a mettere, aggiungere o a togliere qualsiasi cosa, perché questa l'ha scritta lui, per cui lui è la sovranità, ha la sovranità sulla sua parola, per cui lui è autorizzato a fare qualsiasi cosa, aggiungere o togliere. Però vogliamo vedere anche stavolta che cosa stesse dicendo Gesù nel versetto. Su questo brano ci sono tanti studiosi, è stato studiatissimo, chiaramente è uno dei brani più famosi della parola, il grande comandamento, e su questa cosa in particolare si sono divisi gli studiosi. Alcuni dicono che Gesù non abbia aggiunto mente, ma che l'abbiano aggiunto chi ha scritto i Vangeli. Perché? Perché dovevano far capire, vi ricordate il discorso della differenza tra l'ebraico e il greco? Il cuore in ebraico significa non il cuore, ma l'intelligenza, la sapienza, la capacità di progettare e il resto. Per cui hanno voluto aggiungere mente, così che chi leggeva in greco potesse capire questa cosa. Altri invece dicono che proprio invece Gesù ha proprio aggiunto mente, l'ha aggiunta in quel momento. Io sono di più di questa opinione per due motivi, vi spiego molto brevemente. Perché mi pare strano che tutti e tre gli evangelisti, che poi tra l'altro non si conoscevano l'uno con l'altro, hanno aggiunto mente, tutti e tre l'hanno aggiunto. Mi sembra strano che ciascuno abbia deciso che bisognava spiegare di più di quello che spiegava Gesù, è abbastanza illogico. E poi soprattutto per il motivo che nessuno dei tre evangelisti, vedete, mette cuore, anima, mente, giù in fondo, lo mettono distante. Se io avessi voluto spiegare di più cuore, avrei detto con tutto il cuore e la tua mente, l'avrei messo vicino per dare più spiegazioni, invece chi lo mette distante, per cui secondo me è proprio Gesù che ha aggiunto quella parola mente. Allora, perché Gesù ha aggiunto mente? Allora, vediamo le prime due cose che ha detto Gesù, di cui ha parlato. Ha parlato di cuore, no? Sempre senso ebraico, per cui intelletto, ragionamento. Ha parlato di anima, per cui anima, vita, corpo, tutto quanto. E attualmente sta parlando di mente. Allora, la parola mente in greco è dianoia, che è una parola composta da noia, che non significa annoiarsi, non significa guardare il grande fratello. Non l'ho mai visto, ma no, io soltanto l'idea di pensare di guardare il grande fratello, figuriamoci. Per cui la prima parte è noia, che significa
intelletto, intelligenza, e la seconda parte è dia, che significa che è una preposizione che è quando l'intelletto agisce in qualche maniera. Concetto complicato, adesso cerco di banalizzarvelo con un piccolo esempio. Allora, mi servo un volontario e siccome le fregature è meglio darle agli amici, Mario mi vuole dare una mano? Allora, vedete che io qui ho un martello e ho un cavo, no? Mario gli facciamo fare la caglia oggi, questo è un bel martello, vedete, sono 1000 grammi. Allora chiedo di fargli da caglia, quello che gli chiedo è di mettere la mano qui sopra e io tirerò una martellata sulla mano di Mario. Detto che le fregature è meglio darle, però prima di dare la martellata gli dirò leva. Ok? Vogliamo fare l'esperimento? Proviamo. 3, 2, 1, leva. Questo è dianoia. Ve lo spiego, grazie Mario. Questo è dianoia, nel senso è l'intelletto in movimento. Che cosa significa? Se Mario avesse avuto soltanto noia, intelletto, l'intelletto avrebbe capito che stava arrivando una martellata e che gli avrebbe fatto male. Avrebbe capito il mio comando leva, ma tutto sarebbe rimasto lì. E avrebbe beccato la martellata sulla mano. Siccome Mario non ha noia, ma dianoia, che cosa ha fatto? Il suo intelletto ha capito che stava arrivando una martellata, ha capito il comando leva, e all'intelligenza ha messo in movimento, ha messo in atto un'azione che è quello di togliere la mano. È più chiaro il concetto? La mente è mente a sé stante, sta qua dentro, ma quando la mente non produce un'azione, non si ha dianoia, non si ha un'intelligenza che è capace di agire. Ma quello che Gesù ti sta chiedendo non è solamente di mettere sul piatto della tua vita il tuo cuore, strategia, coraggio, la tua anima, corpo, vita, ma anche la tua mente attiva. Non è soltanto la mente l'intelligenza, ma l'intelligenza che provoca un'azione reale nella tua vita. Questa la chiamiamo mente attiva, non soltanto mente. La mente attiva è quella che fa la differenza tra un buon proposito e una buona azione. Io posso avere un buon proposito, noia, ma non si trasformerà in una buona azione fin tanto che io non dia noia, una mente attiva, una mente che mi fa fare una cosa che diventa una buona azione. Però attenzione, la mente attiva non è che ci consiglia sempre le cose buone, che magari la mente attiva mi consiglia sempre di togliere la mano da sopra la tavola, no? Per cui chiaramente è una cosa che è sempre votata al positivo. Mi dai la prossima? Ed Efesini 4, versetti 17 e 18. Paolo dice: non comportatevi più come si comportano i pagani, nella vanità dei loro pensieri, con l'intelligenza di anonia, in originale, ottenebrata, estranei alla vita di Dio. Per cui la mente attiva non mi fa agire soltanto per il bene, ma mi fa agire o per il bene o per il male. Mi può spingere sia a fare cose buone che cose cattive. Allora Paolo usa una parola ottenebrata, bella, bella, in italiano, in meraviglio, ottenebrata. Chi ha fatto la traduzione ha usato una parola molto bella, però chi è? Non è che uno ci si sveglia la mattina e dice: ah, questa mattina sono ottenebrato. La tua moglie ti dice: ma chiama subito la Croce Verde, perché qui c'è un problema mentale. Allora, ottenebrato, la parola che usa Paolo in greco è scotos,
che significa semplicemente mettere nell'ombra. Allora, mettere nell'ombra, quello che sta dicendo Paolo è che la mente deve essere illuminata da Dio. La mente, questa è la mente, se non ci avete fatto caso, bella come me. La mente deve essere illuminata da Dio, ma dice che c'è qualche cosa che la ottenebra. Vedete, la luce ancora c'è, ma la mente non è più illuminata. La mente è entrata in questo cono di buio che non gli permette più di essere illuminata dalla parola di Dio. E a quel punto la mente attiva non produrrà gli effetti che vuole Dio, perché non riceverà più l'illuminazione che Dio gli dà. Quello che Paolo sta dicendo è che la mente deve essere illuminata da Dio, ma c'è qualche cosa o qualcuno che si frappone in mezzo, che crea questo alone di oscurità. Sapete, la volontà di Dio è chiara. Me lo dai nel prossimo? Geremia 31:33. Ma questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò la mia legge nell'intimo di loro, la scriverò sul loro cuore. Cuore all'ebraico, cuore, intelligenza, intelletto, capacità di comprendere. E io sarò il loro Dio e essi saranno il mio popolo. La parola che usa qui, che Dio fa usare a Geremia per cuore, abbiamo visto nel primo messaggio, è Leb in ebraico, che significa cuore, ma viene usata per indicare volontà, intelletto. Rileggendo il versetto, la scriverò nel loro intelletto. La scriverò nella loro volontà. Le leggi di Dio le vogliono essere scritte nel tuo intelletto e nella tua volontà, per essere luce che illumina l'intelletto. Dio dice che le vuole scrivere le sue leggi nel nostro intelletto, cuore, volontà. Mi dai la prossima parte? Dove trovo la luce per il mio intelletto? Davide dice: la tua parola è una lampada, la tua parola è una lampada al mio piede e una luce sicura sul mio sentiero. Sto cercando qualcuno. Una luce, questa è la lampada, la parola di Dio è la lampada. Le leggi di Dio sono scritte a chiare lettere nella parola di Dio, nella Bibbia. Non ci sono dubbi, qua dentro sta la lampada. Seguile e la tua mente attiva sarà capace di agire. Allora, perché Gesù ha aggiunto la mente? Non abbiamo ancora risposto. Perché la mente attiva, mi torna indietro di una, penso, due, tre. Ok. Guardate le cose che ha detto prima. Ha parlato di cuore e di anima. Ok? La mente attiva controlla le cose che Gesù aveva detto prima. Controlla con l'intelletto e il corpo e la vita. La mente attiva è quello che ti fa fare, che fa fare cose al tuo corpo e al tuo intelletto, che trasforma quello che l'intelletto, pensa tramite il corpo. Chiaro il concetto? Se la mente attiva non è in controllo, il corpo e il cuore, se la mente attiva è in controllo di fare cose cattive, il corpo, anima, cuore faranno cose che non Dio non vuole. Nel XVI secolo Thomas Cranmer, l'arcivescovo di Canterbury, che era un leader della riforma inglese, scrisse alcune cose circa il fatto che la mente attiva crea una giustificazione alle azioni.
Vi spiego meglio. Nel caso della martellata che io volevo dare a Mario, la giustificazione per spostare la mano era la necessità di non provare dolore e di non avere un metacarpo fratturato. Per cui la mente attiva diceva: ok, se io tolgo questa mano, allora non provo dolore, e quello giustificava il fatto di muovere la mano. Thomas Cranmer diceva questo: ciò che il cuore ama, la volontà sceglie e la mente giustifica. Il cuore ama la verità, la volontà cerca la verità, la mente giustifica la verità. Il cuore ama i pettegolezzi, la volontà incoraggia i pettegolezzi, la mente giustifica i pettegolezzi. Il cuore ama servire, la volontà cerca modi per servire, la mente giustifica una vita di servizio. Il cuore ama essere egoista, la volontà vive egoisticamente, la mente giustifica una vita egoistica. Vedete, è sempre la mente che giustifica quello che il corpo e il cuore fanno, perché trovano una giustificazione. La nostra mente attiva, quello che noi riusciamo a concepire e a fare, sono giustificazioni di quello che il corpo e il cuore fanno. Gesù ha aggiunto la mente perché vuole che tu dia autorità a Dio di decidere quali azioni far fare a cuore e anima attraverso la tua mente attiva. Tu potresti dirmi: però Marco, tu mi stai dicendo che in pratica io divento controllato completamente, che Dio vuole il controllo su di me in maniera totale. La prossima devi andare avanti, ti dico quanto ancora ti ho fatto andare. Ecco, questo è una cosa che ha scritto la persona che è stata reputata la persona più intelligente, più ricca e più sensata di tutta quanta la storia mondiale, Salomone. E c'erano persone che venivano da lontano per arrivare a Salomone ed avere consigli su cosa fare. E Salomone a un certo punto di Proverbi scrive: confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Questo cosa significa? Che Salomone, quando dava i suoi pareri giusti, non stava pensando come Salomone, ma stava pensando come Dio voleva che Salomone pensasse. Salomone stava dicendo: tu non devi controllare, tu non sei in controllo, Dio deve essere in controllo. Tu non ti devi appoggiare sui tuoi ragionamenti, ma devi appoggiare sui ragionamenti che vuole Dio. Se non dai anche la tua mente attiva a Dio, la mente attiva non troverà giustificazioni per dare a Dio cuore, anima, corpo e vita, e non ti spingerà ad agire verso quello che vuole Dio, verso le leggi di Dio, ma verso qualche cosa che è completamente differente, che sono le leggi del mondo. Se tu non dai la tua mente a Dio, potrai leggere la Bibbia, leggere le sue leggi, avere conoscenza di tutte quante le sue leggi, ma non praticarne nemmeno una. Nemmeno una arriverà se tu non metti a disposizione la tua mente a Dio. Paolo dice che la conoscenza non salva, ma gonfia. Vuoi essere gonfio di conoscenza o vuoi essere salvo? Vuoi essere salva. Se Dio non ha anche la tua mente continuerà a sussurrarti: ma chi te lo fa fare? Ma chi te lo fa fare? Adesso perché devi pagare le tasse? Non le paga nessuno. Ma dai, lascia perdere, non le pagare neanche tu. Come fai? Goditi la vita. Ma chi te l'ha detto che non devi tradire tua moglie? Lo fanno tutti. Ma fallo anche tu, godi, no? Ricordati che si campa una volta sola, devi godere qua. Quello è quello che la mente attiva ti darà e ti farà fare, se non la dai a Dio. Ma come posso dare la mia mente attiva a Dio? Ci sono 5 passi da fare. La prima: chiedi al Signore di proteggere la tua mente. La prima azione è quella più semplice, perché forse nessuno ci ha pensato, è l'uovo di Colombo, come si suol dire.
prima cosa, chiedi. Allora, chi è che ha mai pregato almeno una volta perché gli passasse, che so io, un mal di denti? Sulle mani, voglio vedere chi ha pregato per essere guarito una volta da un dolore che aveva. Uno solo ha pregato. Beh, siamo più di uno. Allora, se noi preghiamo per avere magari sollievo da un mal di denti, alla stessa maniera possiamo pregare che Dio protegga la nostra mente. E Dio lo fa. Mette delle barriere, mette degli angeli, mette dei pensieri positivi dentro la nostra mente piuttosto che quelli negativi. Chiedilo, è la cosa più semplice. Seconda, riconosci le ombre. Paolo parlava di menti ottenebrate. Allora, quali sono i pensieri che ti disturbano? Quali sono le cose che si mettono fra te, fra la tua mente e il volere di Dio? Quali sono quelli che ti fanno salire la pressione o che ti fanno girare, come si dice, le budella nella pancia? Uno dei sistemi più semplici per capire se un pensiero può essere un'ombra verso la tua mente è: se non recano pace, non vengono da Dio. Dio non ti metterà mai in testa un pensiero che ti reca dolore, sofferenza, paura, rimorso. Quello non è Dio. Dio ti può mettere nella tua mente un sentimento di pentimento per qualche cosa che hai fatto, ma quello non è rimorso. Quello non è vergogna. La vergogna la provi te. Dio non ti metterà mai nella condizione di sentirsi una schifezza d'uomo, ma cercherà sempre di farti ravvedere dal tuo peccato. Se non mi reca pace, non viene da Dio. Questo è un sistema molto semplice. Terza, vigila sulla tua mente. Tutto ciò che vedi, tutto ciò che senti, ciò che guardi hanno un impatto sulla tua mente. Ci sono stati degli studi scientifici che hanno visto proprio che il cervello, che noi un tempo pensavamo che era una massa ferma lì, no? Ferma lì dentro e non si muoveva, dice è cervello. Invece hanno fatto, tramite degli scan, delle risonanze magnetiche, hanno visto che il cervello si muove. Vengono dei solchi all'interno del cervello, proprio fisicamente degli spazi che dividono alcune parti o le agganciano altre, si chiamano sinapsi per chi è tecnico, che si creano e si distruggono tramite che cosa? Tramite quello che noi stiamo vedendo, sentendo, provando e ascoltando. E più quelle cose le sentiremo, ascolteremo e le vedremo, più quei solchi diventeranno profondi e più sarà difficile ricucirli. Ora, se il solco è una cosa positiva, per un credente ama Dio, sarà difficile richiudere quel solco e far sì che non sia mai esistito. Ma se il solco invece è ruba al prossimo e lo faccio per 30 anni, allora quel solco sarà molto difficile da richiudere. Per te è tutto quanto possibile, ma ci vuole un miracolo di Dio. Per cui, tutto ciò che vedi, senti, guardi, ha un impatto sulla tua mente. Che cosa significa? Questo può significare cambiare canale. Tutto quello che vedi e senti in televisione non è tutta cosa positiva, anzi, diciamo che non c'è un decimo, è positivo. Può voler dire cambiare discorso, quando i discorsi non sono alla lode di Dio. Talvolta cambiare amicizie, perché alcune amicizie non portano lode a nessuno se non agli amici che stai frequentando. Ma vale la pena per preservare la tua mente per Dio. Paolo afferma questo, Colossesi 1, 2, 3.
aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Non aspirate alle cose lassù, non a quelle che sono sulla terra. Attento a quello che vedi, senti e ascolti. Quarto, riposa in Cristo. Più la tua mente sta in ombra, più ti verrà in mente di non essere giusto, giusta. Ultimamente siamo stati a trovare una persona con Mario e più di una volta gli abbiamo ripetuto, quando la persona ci diceva: ah, ma io non sento, ah, ma io ho fatto questo, io non riesco a perdonarmi questo, noi abbiamo continuato a dirgli: non ascoltare le parole dell'accusatore dei fratelli. Quelle sono le parole dell'accusatore dei fratelli. Quella è la voce che ti vuol far sentire una schifezza d'uomo, una schifezza di donna. Più la tua mente sta nell'ombra, più ti verrà in mente che tu non sei giusto e che tu non sei giusta, per cui tu devi riposare nella realtà che dice Paolo in Romani 8, versetto 1 e 2. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Devi riposare in Cristo per poter dare la mente tua, la tua mente attiva a Dio. Quinto passo, ripeti i passi da 1 a 4 ogni giorno. Perché sapete, ci sono alcune cose nella vita spirituale che succedono, che si fanno una volta e via. Tipo, accettare il Signore. L'hai accettato. Fine. Non, a meno che tu non rinneghi in maniera totale, ti dai a Satana, non, quella rimane, basta una volta. Non è che tutte le mattine devi dire: sì Signore, io ti accetto come Signore della mia vita. Puoi ripeterlo per te stesso, perché rafforzi il tuo rapporto con Dio. Ma per Gesù ti dice: sì, va bene, ho capito, me l'hai già detto 20 anni fa, lo capisco, fai bene a dirlo, ma per me va bene la prima. Queste sono cose che si fanno una volta. Il battesimo, una volta che l'hai fatto, non è che tutte le mattine scendi e ti battezzi con l'acqua perché dici: il nome del Padre, il mio battesimo, no. L'hai fatto una volta e tutte quante. Queste cose invece spiritualmente devi fare tutti i santi giorni, tutte le mattine che vengono devi fare questi quattro passi. Chiedi al Signore di proteggere la tua mente, riconosci le ombre della tua mente, vigila sulla tua mente e riposa in Cristo ogni giorno. In conclusione, il terzo passo per adempiere al grande comandamento è di affidare tutti i tuoi pensieri a Dio, tutti, e lasciare che sia Lui ad illuminarli, a guidarli, orientarli, ma soprattutto a deciderli. La differenza che c'è tra un buon proposito di vita e una buona vita in Cristo sta nel dare controllo dei tuoi pensieri a Dio. Fermiamoci a pregare. Grazie Signore che tu ci dai la possibilità di affidarti ai nostri menti. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato oggi, prega Signore a me queste cose nel tuo cuore. Signore, io ti chiedo di proteggere la mia mente. Te lo chiedo questa mattina, ma te lo chiederò tutte le mattine da ora in avanti. Io voglio che tu protegga la mia mente. Ti chiedo di farmi riconoscere le ombre che si frappongono tra la luce della tua parola e la mia vita e la mia mente. Tieni di lontano le cose che mi disturbano. Salvami dalle cose che mi fanno alzare la pressione, da quelle che mi fanno girare lo stomaco. Io voglio riconoscerle per evitarle. E Signore, ti prometto, prendo impegno che vigilerò sulla mia mente, su tutto ciò che vedo, su tutto ciò che sento, su tutto ciò che guardo, anche se mi costerà di cambiare canale, di cambiare discorso o di cambiare amicizia, perché so che ne vale la pena. E infine Signore, io voglio riposare nella certezza
che sono una nuova persona, che sono una nuova creatura in Cristo Gesù. E ti prego, Spirito Santo, di aiutarmi a fare questi quattro passi ogni giorno per il resto della mia vita. Nel tuo nome lo prego, Signore Gesù. Amen.